Calcio europeo odia le divise della Juventus. Salve a tutti ragazzi, sono MettiDP10, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ovviamente non vi dimenticate di cliccare sulla campanellina delle notifiche per ricevere ogni giorno nuovi video sulla Juve, nuovi video sul calcio, opinioni e restare in contatto con il sottoscritto. Mettete anche un bel like e seguitemi nei link social. Dice più niente, no più niente, dobbiamo parlare delle situazioni derivanti dalla nuova maglia, perché la nuova maglia della Juventus sta girando il mondo, prodotta dall'Adidas ormai per la terza stagione consecutiva. Molti di voi su Instagram mi hanno fatto notare una cosa molto interessante: è molto simile per quanto riguarda il concept iniziale alla maglia della stagione 2016-2017, quella con cui arrivammo in finale di Champions e vincemmo tutto, sia Coppa Italia che Serie A, appunto, videro l'arrivo di Higuaín e Pjanic, eccetera, eccetera. Cosa ne penso io di questa nuova maglia? A me la prima maglia della Juve quest'anno non piace, ve lo dico sinceramente, non mi interessano le maglie, sinceramente, mi interessa la tradizione e mi interessa che siano vincenti, nel senso, per me potrebbero anche andare in giro con le magliette dell'Hello Kitty. A me non me ne frega assolutamente nulla, l'importante è vincere e vincere a nostra maniera, comunque vincere tutto il prima possibile, cercando di armonizzare il tutto. Però dobbiamo anche dire anche un'altra cosa, e questa cosa è che la seconda maglia è veramente molto bella, con questi dettagli, color senape, antracine, eccetera, eccetera. La prima maglia rimane invece attualmente un pochino giù nelle preferenze, ma non da parte mia, ma da parte della maggior parte della collettività del web. Troppo bianco, pochi particolari neri, troppo bianco, cioè calzoncini bianchi, dettagli della maglia in bianco, retro della maglia in bianco, ci sono solo queste due strisce enormi verticali con la toppa Jeep bruttissima, tra l'altro ancora togliete quella cazzarola di toppa, sono anni che ce la portiamo avanti, e poi non c'è più niente. Secondo me si dovrebbe aggiungere un pochino più di nero nei particolari e mi piacerebbe una numerazione molto chiara, diversa da quella di quest'anno che non mi è piaciuta. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi, se vi piace questa nuova maglia della Juventus, ma soprattutto cosa ne pensate del Total White.